a Bergamo 4-1 della Sampdoria del 10 novembre. Alla 34esimo del primo tempo il lancio è di Lombardo, l'azione è proseguita dallo straordinario Gullit e Mancini che non sbaglia. Rivediamo l'azione con un Ferron assolutamente incredibile. Sampdoria-Milan 3-2, la più bella partita di quel campionato. Sotto di due reti la Sampdoria trova il coraggio per vincere, il gol del pareggio del 2-2 dopo il provvisorio accorciamento delle distanze di Katanec è su calcio di rigore di Roberto Mancini. Momento delicatissimo. Roberto sistema la palla sul dischetto, in porta c'è Jelpo e nulla può fare sulla conclusione di Bobby Goh. Ricordiamo che era un Milan invincibile. Sampdoria-Napoli 4-1, primo traguardo storico di Roberto Mancini, sono i 100 gol realizzati in Serie A. Guardate questa fuga di Ruud Gullit sulla destra e l'appoggio per Bobby Goh che non sbaglia l'appuntamento con la rete. Ma già che ci siamo, giusto per fugare i sospetti che erano nati a Udine con il gol autogol, Roberto segna anche il secondo gol contro il Napoli al 44esimo del secondo tempo per sancire la definitiva consacrazione dei 100, noi diciamo 101 gol in Serie A. E questa è veramente una perla, dribbling secco e palla sotto il corpo di Taglianapelli. È una Samp abituata alle goleade, 3-0 a Lecce, il gol a tempo praticamente scaduto di Roberto Mancini di testa su assist di Attilio Lombardo. E contro l'Udinese, in una straordinaria goleada, Roberto festeggia il record di reti in maglia blu cerchiata, supera il record appunto di Bassetto, segnando una doppietta al quinto e al 23esimo del secondo tempo. A Roma il gol è veramente di straordinaria fattura, azione tutto al volo e conclusione di Roberto Mancini. Il capitano della Sampdoria segna una nuova doppietta contro il Foggia il 27 marzo del 94, ottavo del primo tempo e doppietta al 46esimo della ripresa. Siamo al campionato appena concluso, Sampdoria-Padova 5-0, il gol
al 12° del primo tempo di Roberto Mancini apre le marcature. E a Reggio Emilia Roberto Mancini al 40° del secondo tempo raggiunge i 100 gol in blu cerchiato, 11 settembre 94, data storica. Sampdoria Parma 3-1 al 41° del secondo tempo, il gol del definitivo 3-1, e contro il Milan la settimana successiva Roberto supererà il record di presenze di Bernasconi, 339. Al secondo della ripresa è il gol di Roberto Mancini in una goleada, Sampdoria-Cagliari 5-0 del 18 dicembre. Il campionato 94-95 si svolge in tono minore, ma Roberto Mancini riesce a segnare contro il Padova, l'abbiamo visto, e con la Cremonese al 12° del primo tempo. A Cagliari, nuova rete di Roberto, qualche speranza per la Coppa UEFA per una doppietta che Bobby Goal ottiene al 26° del secondo tempo. Mancini campione non solo in campo ma anche e soprattutto nella vita quotidiana. Nei suoi 13 anni in blu cerchiato, infatti, Roberto si dedica a numerose iniziative umanitarie che spesso e volentieri riesce a realizzare lontano da occhi indiscreti. Ospedale Gaslini, l'ADMO, di cui lo scorso anno diviene testimone ufficiale, e l'albergo dei poveri sono i punti di riferimento principali dell'attività benefica di Bobby Goal. Lo vediamo qui, 18enne, in un'intervista realizzata all'Albergo dei Poveri. Roberto Mancini, che ha dato i fiori, lui giovanissimo, a una nonnina di 100 anni, che domani fa 100 anni. Ecco, una gamba che fa le bizze, per carità, questo non vuol dire non rispettare il tuo lavoro. Questo ha poca importanza in confronto a queste cose, che penso che ogni tanto fa bene venire in questi posti così e via, almeno noi siamo giovani a renderci conto di com'è la vita, ecco. Bobby Goal ha con l'Azzurro, suo malgrado, un rapporto tormentato. L'esordio in assoluto avviene mercoledì 31 marzo 1981, quindi a soli 16 anni, nella Nazionale Juniores che a Francavilla incontra i parigrado austriaci, Italia-Austria 1-3. Esordio col botto in quanto Mancini segna al terzo della ripresa la rete della bandiera. Mercoledì 4 novembre dello stesso anno esordisce nella Nazionale Under 16 a Locarno nella sfida contro gli elvetici, terminata con un successo di misura degli azzurri, 3-2. Manco a dirlo, Mancini si migliora e segna una doppietta al 16° del primo tempo su rigore e al 13° del secondo tempo. L'Under 16 quell'anno, grazie anche ai gol di Roberto, conquista il titolo continentale di categoria. Nell'Under 21 Mancini esordisce il 6 ottobre 1982 a Enns in Austria-Italia 1-1. Le presenze sono 26 e 9 centri con doppietta alla Finlandia. Sabato 26 maggio a Toronto l'esordio vero, quello che più conta nella nazionale maggiore, Canada-Italia 0-2. Roberto al primo della ripresa subentra a Giordano. Il bilancio, ahimè prematuramente finale, è di 36 presenze e 4 gol, con doppietta rifilata a Malta. Nonostante il prestigioso pedigree della bandiera blu cerchiata, i responsabili tecnici del club azzurro non riescono a comprendere il suo alto potenziale e lo costringono alle premature dimissioni. Roberto, non è stato mai preso per il verso giusto, perché ci sono altre spinte di altre società del nord. Io adesso questo lo dico perché oramai ho toccato con mano. Ai campionati europei 1988 lui andava in nazionale del 77 da titolare, poi si è perso la maglia, io le cause non voglio imputare all'allenatore, per carità, che non sta mai a giocare, e Roberto doveva fare una scelta prima, quando Chessacchi lo chiamò gli doveva dire grazie mister, io gioco per la Sampdoria e non per la nazionale, perché la nazionale non gli ha dato nessuna soddisfazione, tutta amarezza,
Roberto è capace di giocare nazionale pure adesso, perché i giocatori, il ruolo che gioco giù, la nazionale non ce l'ha. Lui è un rifinitore del calcio e sa che questi giocatori li contesta. Per lui sono tutti uguali, non è vero. Il calcio è fatto di gente estrosa, tipo Viali, Mancini, Baggio, Donone, altri giocatori che viene in mente adesso. Però questo è il giocatore che doveva giocare in nazionale ruolo fisso. Se lui avesse indossato la maglia della Juventus o la maglia del Milan, lui era titolare fisso in nazionale, era inamovibile. Quindi lei è d'accordo sulle virgolette dimissioni che, sì, che lo stesso Roberto ha, sì, dato dalla, sì, nazionale? Lui doveva darle prima queste dimissioni, con Vicini. Perché io mi trovo ai campionati europei a Roma, questo glielo posso dire, perché io lo devo dire, perché ora se fosse una persona non onesta. Allora, io preferisco. E ne ha le facoltà, direi. Allora, a Roma, Iacchini o Baldieri sostituì a Roberto. A Valladolid la finale, Roberto fece nel 1984 due finali europei a Firenze, fu applaudito a scena aperta. Lui era titolare, fece il primo gol contro l'Inghilterra e all'ultimo minuto di gioco mise la palla gol a Monelli avanti la porta, a porta sguarnita. E l'Italia sfumò la finale europea, che Vicini lo sa bene. A Valladolid Roberto trovò Buio, il grande portiere, che fece quella parata sul 2-2. Era il 3-2 per l'Italia e vincevamo il titolo europeo. Roberto è stato pure sfortunato in queste cose, che l'allenatore Vicini, l'allenatore Sacchi, non gli ha dato mai la chance. Ogni domenica che lui giocava con la nazionale era una prova d'appello. Questo non ha bisogno di prova d'appello, ha bisogno di tranquillità e dà fiducia. Questo dava molto alla nazionale. La nazionale aveva bisogno di un giocatore come Mancini, che in Italia non c'è. Cominciamo la rassegna dei gol in Coppa Italia di Roberto Mancini con un gol alla Cavese, 8-1 del 29 settembre 84, al 25esimo del secondo tempo. Sampdoria-Torino 4-2, siamo quasi allo scadere, e il gol, il rasoterra di Roberto Mancini. Calcio di rigore decisivo nella finale contro il Milan, 2-1 al 44esimo del secondo tempo. Siamo il 10 febbraio dell'88, Sampdoria-Ascoli 4-2, doppietta al 29esimo. E poi al 34esimo del primo tempo, dopo un bello scambio con Branca. Gol decisivo contro l'Inter, il 20 aprile del 1988. Rivediamo la palla che beffa il portiere nerazzurro Walter Zenga. Questa è un'autentica perla, Dossena, Mancini di prima intenzione, la rete. E questo forse è uno dei più bei gol di Mancini realizzati. Sampdoria-Atalanta, 1 febbraio dell'89, Vialli si invola sulla destra e grande sforbiciata di Roberto Mancini. Lo rivediamo un'altra volta. Mancini consuma la sua doppietta sul servizio di Vialli ed è il Italia contro il Napoli 4-0 a Cremone il 28 giugno, Mancini segna su calcio di rigore. Siamo al 3 gennaio del 1990, Sampdoria-Pescara 2-1, una doppietta al 20esimo del primo tempo e al 37esimo della ripresa. A Brescia i blucerchiati si impongono per 4-0 il 13 settembre del 90, la rete di Mancini al 18esimo della ripresa. Apriamo la rassegna di gol di Roberto Mancini nelle coppe europee, partendo naturalmente dalla Coppa delle Coppe. Siamo al 13 settembre dell'89, turno inaugurale, Sampdoria-Brandbergen 2-0, al decimo del secondo tempo, Roberto.
Importantissima rete di Mancini il 17 ottobre dell'89, quasi a tempo scaduto, in casa del temibile Borussia Dortmund. Sampdoria alleggia Varsavia 2-2 il 20 marzo del 91, nell'anno dello scudetto. La rete di Mancini al 22esimo del secondo tempo, non basta la Samp ad evitare l'eliminazione. Nella stagione attuale due gol importantissimi a Porto, Sampdoria, Porto 1-0, 16 marzo, gol al terzo del secondo tempo. E poi nella sfortunata semifinale con l'Arsenal 3-2 il 20 aprile al 14esimo del primo tempo, Mancini ridà speranze ai tifosi blucerchiati.